Oh, per favore, va, cioè, è un convegno, non può è che possiamo stare qui fino a domani, dai. Allora, qualsiasi, allora, fai sta domanda, dai, lasciamo, la vai, lasciamo, fagli fare la domanda, padre, scusate, non succede niente, facciamo fare sta domanda e facciamo fare sta, una domanda, perché non era previsto, è fuori... No, ma noi non siamo trinariciuti, ci sono anche quelle cose, delle sorprese, però capisci che è un privilegio, stiamo discriminando la gente. Forza, veloce, rapido, la domanda, buongiorno a tutti, sono uno studente di 22 anni, non sono fuori a protestare perché sono cristiano. Perfetto, e considerando che anche Gesù rispondeva alle domande dei suoi discepoli, allora sto rispondendo alle urla con cui mi avete accolto su questo palco. Allora, domanda. Di conseguenza pregherei fin quando non farete silenzio, scusate, non farò nessuna domanda. Se no la tira lunga, fategli fare la domanda. Silenzio. Sono qui per esercitare non solo un diritto. No, tu sei qui, okay, a rompere le balle. No, allora, domanda, faccio subito la domanda. Quanti di voi hanno figli? Allora, quanti di voi hanno figli? Vabbè, prendetelo, andiamo. Bene, il motivo per cui vi faccio questa domanda è perché nessuno di voi sa se suo figlio è o non è eterosessuale. Quindi... Vai a cagare. No. Quindi, la domanda che vi faccio... Allora... La domanda che vi faccio è... In quale maniera pensate di attuare l'unico comandamento con cui io e a cui io aspiro la mia vita, che è quello dell'amore, quando le terapie riparative sono state condannate e rinunciate, no, sono state condannate e rinunciate. Era pure una domanda fuori tema, la teoria delle riparative, chi ha parlato di teoria riparative? Naturalmente, scusi, delle Iene.